Questo numero di voce uscì in un momento particolare della vita politica italiana. Infatti il 2 giugno 1946, dopo oltre 20 anni, finalmente gli italiani tornavano liberamente a votare, quindi a esprimersi sul proprio futuro. E questo giorno fu importante per due motivi. Anzitutto perché gli italiani erano chiamati a scegliere quale forma dare al nuovo Stato che stava partendo dopo la guerra. Quindi scegliere tra la monarchia e la Repubblica. E questo fu un primo passaggio importante. Il secondo passaggio fondamentale fu quello che gli italiani furono chiamati a scegliere coloro che avrebbero scritto la carta fondamentale della convivenza civile, ossia la nostra Costituzione. Quindi sarebbe eletta l'Assemblea Costituente. Ecco, questa elezione del 2 giugno vide un'altissima partecipazione, l'89% circa a livello nazionale e ben il 95% a livello bresciano. Ma il fatto più importante fu che finalmente poterono votare anche le donne, quindi per la prima volta le donne poterono esprimere il proprio parere e questo favorì sicuramente l'altissima partecipazione. Che risultato uscì da queste due consultazioni? Anzitutto uscì nella forma istituzionale il passaggio dalla monarchia alla Repubblica, quindi nasceva la Repubblica Italiana dal referendum fondamentalmente. Il secondo passaggio fu l'elezione dell'Assemblea Costituente che vide prevalere quelli che furono poi chiamati partiti di massa, cioè si passava da una forma politica elitaria e ristretta a una forma di rappresentanza politica che dava credito ai partiti che avevano più successo grazie anche alla legge proporzionale fra il popolo e quindi i famosi partiti di massa, la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista e il Partito Comunista. In particolare a livello bresciano ebbe un grande successo la Democrazia Cristiana che ebbe quasi il 50% delle preferenze, quindi la lunga tradizione anche dei cattolici che si erano distinti sia a fine 800 ma anche durante il periodo della Resistenza fu premiato e quindi il movimento cattolico ebbe modo di affermarsi anche a livello politico e la Democrazia Cristiana divenne il primo partito a livello cittadino e soprattutto nella provincia e questo rimase per tutto il cinquantennio successivo sostanzialmente. Questo passaggio del 2 giugno però viene salutato da Voce del Popolo con questo titolo emblematico, quindi un titolo che dice appunto l'Italia nuova vuole essere cristiana, un titolo però che è accompagnato anche da un altro riferimento, la responsabilità. L'articolo a fianco infatti dice che i cattolici sì, hanno avuto successo, grande successo, ma questo successo è accompagnato da una grande responsabilità, perché il periodo è drammatico, grande povertà, disoccupazione, rischio di isolamento internazionale e quindi bisognava far ripartire questo Stato e questo Stato aveva bisogno che i cattolici si impegnassero in prima persona con larghezza, con una condivisione anche verso le altre forze politiche e questo avvenne, diciamo, in questi primi anni del dopoguerra.